eccezionale saranno certo complesse, inevitabilmente imperfette, ma questo processo può e deve essere governato. L'Unione Europea ha le risorse per farlo e deve far cessare lo scandalo della resistenza di troppi governi ad assumersi l'onere politico e finanziario del soccorso e dell'accoglienza, a partire dall'impegno a scardinare le basi degli schiavisti, nonché a trattare con gli stati da cui parte e da cui passa il fiume di migranti con interventi mirati che non possono più essere rinviati. Grazie. La ringrazio. Adesso è iscritto a parlare il deputato Andrea Mazzotti di Celso. Prego. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Partendo dal primo dei due temi che lei ha toccato oggi, che è quello della Grecia, è indubbiamente un fatto positivo quello che l'Italia non sia al centro oggi dell'analisi preoccupata di tutti gli altri paesi europei e dei mercati, ed è il risultato delle riforme che sono state fatte in questi anni, del cambiamento che c'è stato di impostazione, della maggiore attenzione alla crescita, alla competitività, alle imprese, tutte cose che sono state fondamentali. È altrettanto giusto auspicare che la Grecia resti nell'euro, perché è evidente che l'uscita della Grecia dall'euro provocherebbe dei grossi problemi, così come è giusto, come lei ha detto, riconoscere, assicurare solidarietà al governo greco. Questo non vuol dire che non si debba essere anche severi nell'analisi, perché è positivo che tenga l'area euro, ma sicuramente il modello di gestione di questo governo greco e il suo approccio all'Europa non è un modello positivo, e quello che noi non vorremmo come Scelta Civica è che da un eventuale accordo si ricavasse la conclusione per la quale quell'approccio, l'approccio dello spendere, del non fare riforme, del farle solo tirati per il collo, sia un approccio positivo, perché Tsipras ha fatto del male ai greci, le banche greche hanno subito una corsa agli sportelli, le imprese sono in difficoltà, i cittadini sono in difficoltà, sta venendo tagliato lo Stato sociale in maniera non organizzata, non razionale e di gran corsa, perché ci si è trovati in questa condizione. Noi dobbiamo essere favorevoli a quell'accordo, accettarne gli elementi positivi, ma non dobbiamo minimamente cedere alla tentazione di pensare che il tentativo di fare i furbi sia positivo, e quelli che per anni Da anni ci stanno dicendo che sarebbe positivo uscire dall'euro, adesso dovrebbero rendersi conto che il 70% dei greci la pensa già diversamente dopo aver mandato Syriza al potere, e che lui si trova da una parte a negoziare in maniera tutt'altro che facile con le autorità europee, e dall'altra fa i tweet dicendo che ci sono i poteri forti e non si riesce ad arrivare a un accordo. Ecco, questo è il tipo di cose che noi abbiamo sentito e continuiamo a sentire da una certa parte del nostro Parlamento. Non vogliamo trovarci in queste condizioni, per questo bisogna continuare sul cammino delle riforme strutturali, non bisogna rallentare. Fisco, burocrazia, concorrenza, competitività, questi devono essere i mantra del governo nei prossimi mesi. Un accenno al tema del rapporto dei presidenti: è indubbiamente non particolarmente ambizioso, indubbiamente alcuni aspetti sono prudenti anche perché in questo momento c'è la situazione greca. Io credo che quel rapporto sia condizionato dalla situazione greca, e l'unità politica, monetaria, economica, fiscale di cui si parla nel rapporto è indubbiamente un passaggio fondamentale, ma non viene gratis. Ci sono cessioni di sovranità, ci saranno cessioni di sovranità che saranno tanto più care quanto meno riforme noi faremo. Noi dobbiamo migliorare la crescita del Paese, migliorare l'organizzazione, la struttura, la competitività del nostro sistema, perché quando si arriverà in quel momento e si parlerà di condivisione dei rischi economici e finanziari tra economie, il prezzo che noi pagheremo in termini di sovranità sarà tanto più alto quanto meno noi avremo fatto riforme. Questo è il passaggio essenziale, credo, di quello che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi, e credo che per questo noi dovremo andare al Consiglio europeo e anche sulla Grecia essere sostenitori degli accordi, ma severi sul fatto che tutti debbano fare la loro parte e non cedere alle tentazioni di chi pensa che
l'accordo della Grecia possa essere un'occasione di sbraco sui temi di riforma e crescita. Passando al tema dell'immigrazione, è vero, i numeri sono gli stessi che abbiamo accolto l'anno scorso, è anche vero però che non si può sottovalutare il fatto che i numeri si sommano e che lo smaltimento del problema degli immigrati non è abbastanza veloce da gestire la situazione in maniera tale che i 59.000 dell'anno scorso siano stati gestiti, smaltiti o rimandati indietro nel giro di un anno. Quindi il fatto che i media ne parlino di più è abbastanza naturale. È naturale perché quei numeri aumentano, perché si vedono le persone nelle stazioni, perché si vedono le persone nelle stazioni balneari, perché il problema è sentito. È tanto sentito che è stato portato a livello europeo. Giustamente un risultato importante è stato ottenuto, quello che l'Europa finalmente si sta occupando del problema. Su questo argomento vorrei soltanto dire che a livello europeo, oltre a parlare dell'accoglimento dei rifugiati, bisognerebbe parlare degli rifugiati con alta possibilità di accoglimento, come si dice, si dovrebbe insistere sulla condivisione della prima fase. La prima fase che riguarda la prima ricezione, la gestione delle pratiche dei richiedenti asilo e poi rimpatri, perché è quello che ha creato l'emergenza in questi mesi, è quello che ha dato la sensazione che non sia possibile gestire il tema immigrazione. Non il fatto che siano 50.000 l'anno scorso e 50.000 quest'anno, ma il fatto che la gestione delle pratiche sia più lenta. E se dovessimo arrivare al nostro piano B, io credo che il piano B si dovrebbe concentrare su aspetti quali la gestione delle commissioni che analizza le pratiche, i magistrati che gestiscono i ricorsi, la gestione dei rimpatri e anche l'ospitalità, perché credo che non si possa continuare in futuro con alberghi e case o affidate su base emergenziale. Ci dovrebbe essere una gestione più programmata. Se l'Europa collabora con questi aspetti, noi dovremo accettare il loro aiuto, collaborare con le autorità europee. Se non vorranno accettare, dovremo quantomeno porre sul tavolo il tema dei maggiori costi, non dicendo non vi mandiamo i soldi, perché i trattati non funzionano così. Il mandare i soldi e non mandarli non è una soluzione, ma ponendo il tema di una condivisione del costo. È stato fatto con lo sconto inglese, che poi è diventato strutturale perché gli inglesi sono bravi. Noi dovremo negoziare questi aspetti. Solo così gestiremo il problema sia per gli italiani che per i rifugiati. La ringrazio. Grazie. Ora chiede di intervenire il deputato Nicola Fratoianni. Prego, ne ha facoltà. Non brilla per ambizione il rapporto dei quattro presidenti, ci ha detto qui. Siamo d'accordo, signor Presidente del Consiglio. Vorremmo dire che non brilla per ambizione perché non brilla per ambizione l'Europa. Anzi, per dirla con parole ancora più chiare, questa Europa muore sugli scogli di Ventimiglia, muore nei nuovi muri che qualcuno, il governo di ultradestra dell'Ungheria vorrebbe costruire, muore nella guerra che gran parte delle istituzioni della tecnocrazia europea conduce nei confronti del governo e del popolo greco, ridotto in macerie dalle politiche di austerità. Vede, signor Presidente, noi abbiamo sinceramente apprezzato le sue parole sulla irriducibilità di un'idea di civiltà che salva la vita di chi è in pericolo e rifiuta la paura che spesso viene alimentata come terreno di costruzione del consenso elettorale. Ma allora vorremmo chiederle perché avete cancellato Mario